Ciao Antonio, intanto benvenuto su Chuck Generation. Ciao, grazie. Intanto la prima domanda è d'obbligo ti sei ripreso dai festeggiamenti per lo scodetto? Sì, cioè mi, son, mi sono ripreso, ma è stato esilarante perché il giorno della partita contro l'Udinese, cioè quando siamo diventati campioni d'Italia, noi giravamo, stavamo sul set. Quindi la produzione e la regia si sono messi d'accordo: finiamo almeno tre ore prima. C'era il blocco, strada, macchine, motorini, così. Insomma, ci siamo ritrovati con la troupe, con tutti, abbiamo festeggiato. Il problema è che il giorno dopo noi eravamo sul set alle sei e mezza del mattino e puoi solamente immaginare che c'erano degli zombie al posto sì. delle persone. Quindi. Però sì, sì, ci stiamo riprendendo. Ma tanto stasera ci sarà un'altra festa. E poi penso che per l'ultima di campionato quando consegnano lo scudetto. Cioè, è... eh Sì, è, dove, è doveroso. Qualche giorno fa, Paolo Serrentino, a proposito dello scudetto, ha anche sì. detto che vorrebbe, potrebbe addirittura parlare di uno scudetto del Napoli in un suo prossimo film. Ti volevo chiedere se già hai già mandato il video Provino. <ride> no. O fare. No, no, sì, no, no non l'ho fatto. Però ci credo che lo farà, ci credo, ci credo. Sicuramente lo farà. Parliamo invece della seconda stagione di A casa tutti bene e di Diego. Quest'anno, già dai primi episodi, si capisce che il rapporto tra Diego e, e Sara è completamente ribaltato, cioè quindi c'è lui che cerca di salvare il loro matrimonio. Lei sembra invece pronta a lasciarsi un po' tutto alle spalle. Come evolverà il loro rapporto, quello che ci puoi anticipare? È come hai detto tu, nel senso che c'è un grande ribaltone. E andando avanti, si andrà sempre a fondo su questa linea, cioè c'è Sara che. È andata eh sì, è, sì. e c'è Diego che Naspa. <ride> ecco, quindi sì, so. questa è la sintesi. Comunque da quello che ho un po' visto sia in passato che adesso, mi è sembrato come se Diego vivesse una sorta di frustrazione, se vogliamo chiamarla così, no? Nel non essere inglobato completamente nelle dinamiche della famiglia Ristuccia, anche nei loro segreti, se vogliamo, no? E potrebbe essere senza trovare degli alibi facili, uno dei motivi che l'ha portato a tradire Sara? Come te la sei spiegata tu questa cosa? Eh, guarda, è una grandissima domanda questa, perché in realtà è questa cosa che tu hai appena detto, il fatto di non essere considerato, di essere un po' tra virgolette escluso da quella famiglia è stata un po' la giustificazione che abbiamo provato a darci anche se ovvio non basta dall'altra parte comunque c'era un lasciarsi andare una passione una cosa irrefrenabile che lui ha sempre avuto per regina infatti spesso con Gabriele quando a volte cercavo di razionalizzare sulla prima era molto in questa direzione mi diceva sempre fate quello fate questa cosa Fregare di tutto, vai. <ride> e quindi era sempre così e dicevamo, è bravissimo evitarlo. Ah, dicevo vado ah boh, me ne frego di tutto vado vado sulla seconda invece passando appunto dalla parte del, tra virgolette della vittima cercavo di razionalizzare comunque e a Gabriele questa cosa non piace perché dalla, come dalla prima parte mi diceva vai liscio così da questa parte devi devi prendere la tua moglie eh? devi andare in fondo e non ti devi pensare e qui era tutto è tutto, è tutto così perché la, la verità è che questa cosa aiuta secondo me cioè lui ci ha sempre spiegato che questi personaggi sono degli Esseri umani e fanno degli errori e alcune volte cerchi di appunto di recuperare delle cose e a volte ce la si fa, a volte invece meno è un po' un seguire un flusso. No, nel caso di Sare e Diego è un'azione-reazione, cioè azione reazione quindi quello che tu hai fatto scatena scatenate le cose e poi dopo si vede che succede, è ovvio che viene portato all'esasperazione in questa seconda stagione, perché appunto Sara si innamora, andrà ancora peggio, cioè ricordo delle scene molto molto belle, ma faticosissime: faticosissime. E se invece ci fossi tu nei panni di Sara e di Diego no, cercheresti di salvare questo rapporto per il bene del figlio, o secondo te sarebbe meglio lasciarlo andare proprio per il bene del figlio? Per come la loro situazione la vedo molto difficile. Poi, nella vita sempre tutto può succedere. Però... Ovvio che lì come puoi dare torto a Sara? Gli attori si creano appunto delle motivazioni per difendere il personaggio e andare fino alla fine, se no non lo potresti fare. Però è che è molto difficile risponderti a questa domanda. Come Sara, per esempio, nella prima stagione ha lottato, no? E poi quando vedi, lo riprende, e in lei qualcosa si è rotto. Ecco, quindi è. Diciamo che Gabriele in questo è veramente molto chirurgico. <ride> Ok, e a proposito di Muccino, la domanda che volevo farti è che consigli ti ha dato sul set e se ha usato questi consigli anche per altri progetti, per altri lavori tuoi. Assolutamente sì, Gabriele secondo me è uno dei più grandi direttori di attori con cui ho lavorato. A dispetto di quello che se ne dica, no? perché a volte c'è quel luogo comune del eh, gli attori di muccino, urlano, eccetera, eccetera. È vero, però si, si raccontano delle, de, delle situazioni tali dove io sfido chiunque a non urlare, a non alterarsi, a non andare come dire, in iperventilazione. Cioè, perché sono appunto delle, delle situazioni, delle dinamiche familiari che lui racconta benissimo. L'ha fatto sempre in tutti i suoi film. E, e quindi sì, è stato bellissimo appunto perché lui ti dirige. E non si accontenta, questa è una cosa incredibile. Cioè, ognuno di noi, secondo me, ogni attore ha delle corde che gli viene molto più facile suonare. E lui questo lo sa. Perché si vede che ha scelto attentamente tutti i ruoli. Ma non si accontenta, no? dice: Va bene, questa cosa ti viene. Ok, l'ho capita. Però per favore prova ad andare in questa direzione qua. Prova, è un virgolettato, lui ti costringe finché. So, ecco, per esempio, soprattutto le scene con Silvia: alcuni sono dei piani sequenza incredibili. E alla fine io mi ricordo che finivamo spompati la scena, eh? non la giornata a morte, <ride> ma la scena già spompati. E però ci chiedevamo co come avevamo fatto. Perché quando c'è appunto, come dire, un concatenarsi di scrittura, regia, macchina da presa, fotografie, ambienti, eh, eh, funziona. Quindi quello che poi mi sono portato dietro è guardare e capire chi ha quella consapevolezza lì. Chi ha lui, capito? Chi è chi ha quella consapevolezza della macchina da presa? Io ricordo una, una cosa assurda. Aveva iniziato la giornata, aveva fatto una scena e doveva fare questa scena lunghissima tra me e Sara. E il direttore della fotografia lo guarda e gli dice a eh, Gabriele, eh, ma qua devo il soggiorno, il salotto, l'entrata, il bagno, il patio, la cucina, la camera da letto. Dice, qua ci vogliono almeno un'ora e mezza per, per illuminare. E dice, ammesso che questi siano dei fenomeni, facciamo che la fanno buona la prima, ma eh, non la fai la scena? E io là sono rimasto di, perché sai, si crea quell'attimo in cui comunque il registro è quello che decide. No? È anche vero che dall'altra parte c'è un grande direttore della fotografia che è Fabio Zamarion. Però Gabriele non si è scomposto in due secondi. Allora eh, 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 questa la facciamo domani. <ride> Così, capito? Questa è una scena che avevamo preparato da settimane. Anche questa cosa qua ti rimane, no? Perché poi a volte ti trovi sugli altri set, pare che cambia una cosa: crolla il mondo, il regista si vuole impiccare, quello... e questo, secondo me, aiuta molto gli attori, cioè certo. sapere che chi porta la barca sa come si fa. Ho visto percepito sì. una grande intesa tra voi del cast, cioè, mi è sembrato che voi foste proprio degli amici, forse anche nella vita reale, questo non lo so. Sì, è così. Questo è un'impressione corretta. Ecco, volevo chiederti questo: se c'è un rapporto è, è inevitabile, no? è, è ovvio che c'è sempre la persona con cui ti trovi meglio o peggio questo. Però in realtà è così, ma è questo è anche merito del fatto che comunque è lui che fa in modo di creare questa cosa qua. Ma lo vedi anche nei suoi film, no? Io quando ho visto la prima volta a casa tutti bene il film, mm -hmm. capivi che c'era un'armonia, è come se le cose quadrassero. E poi noi abbiamo fatto due stagioni, quindi ci si conosce meglio e e quindi sì, è così sì, a proposito di serie perché tu hai girato da poco anche la, la quarta tesissima stagione dei Bastardi di Pizzo Falcone sì. se sbaglio e volevo chiederti cosa si prova a girare a Napoli perché prima mi hai detto forse non ho fatto prestato particolare attenzione ma che stai girando qualcosa attualmente a Napoli che non è Bastardi di Pizzo Falcone a questo punto no roba. adesso sto, sto girando questo film a Napoli mi hanno detto di non dire il titolo mi hanno detto che il film è di Simone posso dire che è di Simona Cocozza ed è bellissimo perché sto avendo l'opportunità di lavorare con Maria Pia Calzone è un'attrice straordinaria Oltre che una grande donna e, e sono contentissimo di lavorare con lei. Poi mi fa ridere questa cosa perché quando camminiamo a Napoli le persone fanno subito riferimento a Gomorra. è eh, certo, è chiaro. Un così, una volta siamo rimasti così non sapevamo che cosa dire. A un certo punto un ragazzo si gira e fa: Ma come è fatta? Come è donna Imogurinci? La gente fa questi capito? questi viaggi sì, proprio, sì, partono. Sì. Però no, no è, 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 è incredibile, cioè ecco, non smetterò mai di dirlo e di dirmelo e di ricordarmelo. Cioè, credo di poterlo dire a volte più di chiunque altro perché io sono napoletano ma non sono cresciuto a Napoli. Napoli ha qualcosa di profondamente umano e travolgente. Ecco, l'umanità e la positività anche che si respira rispetto alle cose. Cioè che non vuol dire fare le cose, come dire, così, ma con una temperatura, capito? Con una leggerezza, anche nel farle seriamente. E poi la città è ti accoglie, ti accoglie, ti travolge, ti ingloba e non è un caso, cioè io sto qua, sto girando, ma non sto girando solo io stanno altri amici, colleghi, stanno facendo credo 6-7 film in contemporanea qua non so come stiano facendo perché sì, come... noi ogni 5 secondi abbiamo dei problemi di audio c'è cioè il fonico eh, che il fonico si sì, non ce la fa più e ci puoi anticipare qualcosa sui bastardi ovviamente, no immagino quello che ti posso anticipare è che viene portato un po' all'esasperazione alcune cose, cioè questo rapporto bellissimo. Parlo per me okay. che c'è con, eh, con Gianferice Imparato, con Pisanelli. che è un maestro. Io, io ci speravo alla fine della terza che fosse mantenuta quella linea e che fosse un po' come dire, resa un po' più tridimensionale, ecco, e, e così è stato. Quindi mi, mi sono molto divertito. Ma poi con tutto il cast, eh, poi Monica Vullo è una regista incredibile. Incredibile. Io credo che con i ritmi che, che abbiamo avuto su queste ultime due stagioni, lei è stata inc super, incredibile. È ovvio che quando mi parli dei bastardi, non posso fare a meno che di pensare ad Alessandro D'Alatri. Con e cui ho fatto vedere. la seconda stagione, e non posso dirti niente se no che, ovvio, cioè, tu hai deciso di bastarmi in mente, c'ho cioè, il freddo addosso, e purtroppo è successa una cosa, ecco che sarebbe stato meglio che non succedesse. Questo. Ma era una grande persona, un, un grande professionista, e, e la cosa, ancora più bella, secondo me, che era un bell'essere umano. Era vero, era um, entusiasta, ecco. Un'altra cosa che, secondo me, accomuna i giusti di questo mestiere. Ha interpretato nel corso della tua carriera diversi ruoli, anche molto diversi tra di loro, variegati tra cinema e tv. Qual è stato quello più impegnativo da interpretare? Qual è stata la difficoltà maggiore che hai riscontrato? Se parliamo proprio di difficoltà, ce n'è stato uno. Credo non l'abbia visto nessuno questo film. Si chiama O Amici in Paradiso. L'ho fatto subito dopo Gomorra, era un'opera prima di Fabrizio Maria Cortese, è stato un viaggio incredibile perché noi c'era un bellissimo cast composto da attori professionisti e ospiti veri, cioè è, è un film che si è svolto dentro il Don Guanella a Roma, c'erano diversi ospiti con tante patologie, insomma la cosa più bella è stato lavorare insieme a loro, io ero uno di loro, quindi fare quel ruolo lì, di lui che aveva questa emiplegia destra, è stato molto difficile proprio a livello fisico. Era stancante il fatto di non poter muovere una parte destra del corpo. È stato bellissimo, divertente, a tratti, perché alcuni di loro, mi ricordo, c'era questo Mariano che lui aveva la, la stessa la dove stessa di... cosa che avevo io nel film e, e la cosa del mio personaggio è che Antonio, questo personaggio, voleva interpretare il Riccardo III di Shakespeare quindi eh. il resto più c'era questa scena dove io facevo Riccardo III e a un certo punto mi sentivo male e poi morivo e mi ricordo che Mariano a modo suo, come, come poteva dirlo lui però mi, mi fece un richiamo dicendomi io l'avrei fatto meglio di te <ride> fantastico <ride> io l'avrei fatto meglio di te e poi questo ruolo l'ho citato già tante volte. Io non mi dimenticherò mai queste cose lì. Eh. E per me è stato insieme al teatro, quell'anno lì feci quel film, e Romeo e Giulietta. Fu come dire, come livellare un qualcosa. Avevo bisogno di qualcosa che era altro, tipo, che ne so, Gomorra, Mainstream. Altre cose come dire mainstream, molto più grandi, molto mm -hmm. più come dire, strutturate, anche di pubblico, ma qualcosa che fosse quella roba là. Infatti, tutte le volte che mi dicono quale film vorresti a cui hai partecipato, che ve andato, io dico sempre oh, Amici in Paradiso, perché ci hanno lavorato centinaia di persone, non c'erano tanti soldi, quindi l'hanno fatto veramente col cuore. E quindi oh, mi piacerebbe no. che le persone avessero l'opportunità di, di vederlo, di recuperarlo, ecco. E invece un sogno che avevi e che hai esaudito e un sogno invece che non è ancora esaudito? <ride> Sembra strano, però il sogno che avevo... Io volevo entrare al centro sperimentale. Non mi hanno mai preso, ho fatto il provino due volte. Però devo, devo anche ammettere, essere onesto, che la prima volta che mi presentai ero totalmente impreparato, cioè... Andai veramente così, e loro giustamente se ne accorsero e disse: 'Vabbè, puoi ritornare da dove sei venuto'. <ride> poi che succede? Che a un certo punto faccio teatro-azione, questa piccola scuola di teatro, ma anche lì ci andai semplicemente in, in modo un po' superficiale. Perché uno degli attori che vabbè, ho, ho sempre stimato, che è Elio Germano, sapevo che aveva fatto teatro-azione, non avendo avuto l'opportunità di entrare al centro, disse: 'Va da teatro-azione, no?' È una scuola comunque non come il centro, però so che seria. Poi, secondo me, l'aveva fatta Elio Germano. Quindi vado lì, e alla fine del primo anno, l'insegnante Kira Longo mi disse: Secondo me tu hai bisogno di fare un'accademia più strutturata da un certo punto di vista, quindi io gli dissi ma io ho provato il centro sperimentale, no, ma non me l'ho mai preso e lei disse ma tu hai mai provato la Silvio D'Amico? e alla fine vado alla Silvio D'Amico, mi prepara questa insegnante che si chiama Michelangelo Pace e trovate la mia ex fidanzatina grandissimo attore, grandissimo insegnante e mi preso dal primo colpo, quindi per me io ecco, ora io magari qualche lavoro l'ho fatto tra i film, la serie eccetera, e ho lavorato con registi che non mai mi sarei sognato, però io ancora ricordo quando ho visto tipo quella cosa che mi ero stato preso la Silvia D'Amico, io che corro per tutta via della lungaretta come se avessi vinto il super eralotto quindi per me quello fu un sogno che ero riuscito a realizzare poi lo feci malissimo l'accademia perché comincio a lavorare quasi subito quindi mi diedero il diploma così uno invece che vorrei <ride> questo è più difficile questo è, questo è più difficile, però voglio essere generoso e cercare di risponderti. Mi piacerebbe raccontare una storia che so che sarei capace di raccontare, non so se da regista, però è una storia per me molto importante, che sto scrivendo con l'aiuto di, di chi sa scrivere e, e chissà se un giorno mai, non lo so, è, è, si, credo, di sì. credo, credo di sì, non so quando. E invece se ti chiedessi di aprire la sezione continua a guardare di Netflix, eh. Prime, Disney Plus, insomma, qualsiasi piattaforma di streaming, attualmente eh. cosa vedrei? Cosa troverei? Eh, sicuramente guarda, io in questo periodo sto in, in non ti dico i soliti Breaking Bad, perché eh. credo che sia il capolavoro massimo della cinematografia della serialità è incredibile. Una cosa che troveresti sicuramente è che lo sto rivedendo per la seconda volta okay. è The Last Dance, il documentario su Michael Jordan. Ok. Guarda, cioè, perché un po' meno freddo volo quando parlo di qualcosa, no? È di una bellezza, è di un insegnamento proprio secondo me per chiunque. Tu vedi là che, che cos'è la determinazione, che cos'è l'abnegazione, che cos'è credere in qualcosa fino alla fine. A un certo punto poi diventa interessantissimo la gestione della pressione. C'è cioè cose che secondo me forse solamente 5-6 esseri umani sul pianeta Terra hanno avuto questi tipo di quindi di problemi sportivi parlo di so, Maradona cioè, questi, cioè questi la difficoltà no? perché poi noi tendiamo subito a giudicare le scelte le cose le persone però noi dobbiamo secondo me pure fare uno sforzo e metterci nei panni di che cosa succede a quell'essere umano che parte dal punto A e a un certo punto si ritrova in cielo e, ecco secondo me questo documentario è incredibile, quindi troveresti sicuramente quello, ti si trovi sempre, c'era una volta in America, perché io poi sono, sono non so, sono, sono ripetitivo, mi riguardo le cose. Cerco anche di farmi consigliare sperando che poi i miei gusti possano anche un po' cambiare, se no rimango, come dire, possibili. troveresti sicuramente, non ci, eh, non ci resta che piangere. Pensavo fosse amore, invece era un calesse. Troisi, ah, la fata padrona, insomma. Ha ricominciato da tre, per forza anche. Eh, ricomincio da tre, o inserirlo per forza, anche per, in relazione a quello che sta accadendo in questi tavoli. Sì, a volte ho difficoltà, ecco, mi sarebbe piaciuto su Netflix. Non ne trovi tanti, però tipo di trovare, che non so, dei film di Monicelli. Tipo, una volta mi ricordo, stavo con mia sorella e eh, è dissi Ma ti faccio vedere un film belli e volevo farle vedere la Grande Guerra. Lei è stata salvata perché a un certo punto mi ha detto subito: Oddio Toni che palle, perché lei è Toscana oddio Toni che palle. Quindi ha avuto culo perché non c'era e quindi ah, siamo andati sulla regina di scacchi che è bellissimo ah, però ecco sì troveresti cose molto diverse in realtà tra loro cioè. senti la domanda conclusiva che faccio a fine intervista a chiunque ha avuto la possibilità il piacere di intervistare è la tua serie tv preferita in assoluto il 90% di voi mi risponde Breaking Bad eh, è, <ride> è come diceva un saggio voce popola voce Dio <ride> Un grandissimo abbraccio, anzi bacio a tutti i lettori di Jack Generation. Ciao.